Eccoci ancora in diretta sulle fonti TV con l'appuntamento settimanale del Fatto di Marcotti con, lo saluto subito, Giancarlo Marcotti, Finanza in Chiaro. Giancarlo, ben trovato. Grazie Emanuela, un saluto a te e naturalmente anche a tutti gli ascoltatori. Appuntamento attesissimo dai nostri telespettatori e anche molto cliccato sui nostri canali, sul sito e sui nostri canali naturalmente on demand social, non a caso su il tuo canale personale Finanza in Chiaro, vai a trattare ogni giorno, quindi quotidianamente, i temi caldi dell'economia e della politica che sono strettamente collegati e oggi, guarda un po', diciamo subito cosa abbiamo scelto Giancarlo, il tema inflazione, no? Che insomma non si parla d'altro perché chiaramente questo ma cercheremo anche di spiegare perché nel dettaglio e soprattutto quali saranno gli scenari proprio legati direttamente all'inflazione e dei timori che gli investitori hanno su questo, da questo punto di vista. Prima però ti chiedo un'altra cosa, poi ci buttiamo su questo argomento ricapitolando anche quelli che sono i dati appena pubblicati dell'inflazione italiana perché li abbiamo freschi freschi. Ti chiedo che cosa ti aspetti da queste giornate che dovrebbero essere clou centrali per le decisioni che il governo prenderà per tutti noi, cioè allentamento delle restrizioni, davvero per andare verso a una libertà. Allora, io non uso la parola totale perché non sarà totale fino a quando il Covid non se ne sarà andato, però chiaramente si parla addirittura di abolizione del coprifuoco, che sembra qualcosa di impossibile perché non ci dimentichiamo che ci siamo abituati a non vivere una buona parte della giornata, cioè quella dalle 18 in avanti, quindi anche solo l'idea del coprifuoco che non ci sarà più, beh, insomma, come si dice in gergo giovanile, è tanta roba. Allora, Giancarlo, un tuo commento su questo e poi andiamo sul tema inflazione. Sì, beh, certamente non posso che essere soddisfatto e contento delle minori restrizioni alle quali andremo incontro, perché senz'altro, insomma, le restrizioni saranno ridotte. Io sono contrario al coprifuoco, come si sa, anche se naturalmente non è che sia un nottambulo, o meglio, sono un nottambulo ma in casa, nel senso che vado a dormire tardi, ma perché Non così mi fai movida, piace. insomma, non vai nei locali. No, però è chiaro che le 10 di sera, cioè le 22, era un orario impossibile per cenare fuori, nel senso che normalmente non si va al ristorante sotto casa, magari si va al ristorante sui colli, eccetera, ci vuole sempre magari mezz'ora, tre quarti d'ora per arrivare, quindi insomma. L'orario appunto delle 10 di sera delle 22 era un orario che sacrificato insomma per i ristoratori. Quindi togliere il coprifuoco per me anche è un bel segnale, è un bel segnale per il ritorno alla vita. Certamente i giovani ne beneficeranno maggiormente, logicamente, ma è un bel segnale per tutti. Per il resto, io vorrei appunto vedere tutto aperto perché ho proprio voglia di un'estate, ma non per divertirmi, di un'estate però che sia all'insegna del peggio è passato, il peggio è alle spalle. Eh certo, beh, Quindi. sembrerebbe così, io uso per scaramanzia il condizionale, visto che i dati ormai che sono abbastanza consolidati, perché non parliamo di un solo giorno, ma di più giorni, nonostante le riaperture che comunque hanno cominciato a esserci, i dati sono bassi, cioè diciamo che siamo tornati ai livelli di mesi fa, di 7 mesi fa, quando appunto prima che tornasse la nuova ondata di Covid e si stanno manifestando, mantenendo stabili, quindi insomma, ripeto, non diciamolo ancora il peggio è passato, però quasi, ecco, mettiamola così. Sì, perlomeno ce l'auguriamo, insomma, no? Certo. Vedere la nostra Italia assolata, si spera anche assolata, perché ultimamente non è che il tempo atmosferico fosse clemente, non era da maggio, No, è insomma. vero, è vero, è vero. Allora, Giancarlo, tema della giornata, inflazione, non solo della giornata, ma insomma del periodo, perché pare che sia tornata la paura rispetto all'inflazione e che anzi, visto che per un anno la paura maggiore, soprattutto per chi opera nei mercati su più livelli, se è stato quello del Covid, cioè banalmente a domanda che cosa ti fa più paura, la risposta era
il Covid e quindi tutte le conseguenze economiche, adesso questa risposta è passata in secondo piano e in pole position abbiamo paura dell'inflazione. Intanto ribadiamo i dati che sono stati pubblicati proprio rispetto all'Italia. Allora, l'inflazione italiana si è confermata in accelerazione nel mese di aprile, seguendo un trend globale e questo, insomma, poi abbiamo avuto i dati americani con questa impennata, questa infiammata al 4,2%. Ricordiamo che il parametro dato dalle banche centrali è del 2%, quindi insomma si può vedere subito perché si parla di infiammata, trend globale che sta dominando le attese dei mercati finanziari e che di conseguenza crea ancora più attesa rispetto a quelle che sono le mosse delle banche centrali. Allora, cerchiamo prima ti faccio questa domanda molto semplice: ti fa paura l'inflazione in questo momento? E poi capiamo cosa potrebbe succedere. Allora, mi fa abbastanza paura, ma attenzione, Manuela, perché io sono particolarmente contento che si parli di inflazione. Tra l'altro, con ogni probabilità sarà anche l'argomento del mio video di stasera, quindi anticipo un po' dei temi che tratterò poi in serata. Ottimo, ottimo. Ah sì, scusami Giancarlo, non ho ribadito i numeri proprio. I prezzi di aprile sono saliti dello 0,4 e dell'1,1% su anno, accelerando dal precedente più 0,8. Sono state confermate le stime preliminari, così almeno uniamo anche i numeri alle riflessioni. Prego. No, perché sull'inflazione io forse non tanto per pignoleria, ma proprio così per parlare in maniera corretta, bisogna tanto capire che cosa intendiamo per inflazione, perché purtroppo noi abbiamo confuso e tuttora avviene questa confusione indicando l'inflazione come l'aumento generalizzato dei prezzi. Tra l'altro, appunto, quando io studiavo all'università, questa era la definizione che si dava di inflazione, quindi non è che fosse solo, diciamo, la casalinga di Voghera a definirla così. Si studiava in questa maniera, l'inflazione era l'aumento generalizzato dei prezzi. Nella realtà, inflated in inglese vuol dire gonfiato, e l'inflazione è appunto appunto un gonfiare qualche cosa. Possono essere i prezzi, naturalmente, quindi l'inflazione la possiamo avere anche vedendo un aumento dei prezzi, ma non solo. Quindi dovremmo prima specificare bene che l'inflazione, la definizione precisa di inflazione, è la diminuzione del potere di acquisto della moneta. Questa è l'inflazione, che si può manifestare naturalmente con aumento dei prezzi, ma si può manifestare anche senza l'aumento dei prezzi. Purtroppo noi invece Giusto, identifichiamo solo giusto. l'aumento dei prezzi. Cioè, diciamo che Giancarlo, assolutamente, questa è un ottimo punto di partenza e un'ottima spiegazione. Diciamo che ovviamente quando c'è l'abbattimento del potere d'acquisto delle famiglie, spesso è dovuto al fatto che i prezzi aumentano, quindi se io non guadagno di più, banalmente non posso più spendere, no? Perché se i prezzi aumentano, magari ieri compravo un qualcosa che poi mi è aumentato e oggi non lo posso più comprare, ma non è l'unica causa, insomma, che porta a questo, all'inflazione. Questo stai dicendo, Certo, cioè è certo. importante. Ok. In pratica, se io, nel senso tutta la collettività, hanno un aumento invece del loro stipendio, del loro reddito, della loro entrata, pari all'aumento dei prezzi, non c'è inflazione. Certo. Cioè, la mia moneta non ha ridotto il suo Certo. potere d'acquisto, ha lo stesso potere d'acquisto che aveva prima. Quindi, ecco, l'ho voluto specificare appunto perché possiamo benissimo, utilizzare anche il termine inflazione per vedere solo l'aumento dei prezzi, ma teniamo conto che non è solo quello. In pratica, noi, e questo è il secondo aspetto che voglio sottolineare, questa riduzione del potere di acquisto della moneta, da che cosa è dato principalmente? Principalmente, non esclusivamente. Ma principalmente è dato dalla sovraemissione di monetaria. Quindi, se noi sovraemettiamo moneta, cioè emettiamo più moneta rispetto alla produzione, perché dobbiamo sempre pensare che
La cosa corretta è emettere moneta in cambio di produzione. Se noi emettiamo moneta non in cambio di produzione, o comunque emettiamo più moneta di produzione, creiamo inflazione. Se non la vediamo nei prezzi, cioè se non vediamo che i prezzi sono aumentati, dove è andata quell'inflazione? Allora, Certo. tanto può essere andata in altre parti, come per esempio nel mercato finanziario, dove lì vediamo invece l'aumento dei prezzi effettivo. Ma poi, e questo è un altro aspetto importantissimo da sottolineare, ha nascosto una deflazione. Cioè, se non avessimo avuto quella sovraemissione monetaria, i prezzi non solo non sarebbero saliti, ma sarebbero scesi. Se noi invece vediamo dei prezzi stabili o un aumento dell'1%, è perché appunto c'è stata questa sovraemissione monetaria che ha coperto una deflazione, cioè noi non abbiamo avuto una riduzione dei prezzi perché c'è stata inflazione. Non so se sono No, riuscito a. no, 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 sei riuscito e come? Ma quindi te lo chiedo proprio ridendo, colpa delle banche centrali allora che hanno continuato a immettere liquidità sul mercato, perché poi arriviamo anche al ruolo delle banche centrali in questo contesto. Guarda Manuela, ovviamente era una medicina quella delle Certo. banche centrali, come sappiamo, Infatti la domanda è medicina. provocatoria prima di attirare, come dire, fiumi di critiche, è ovvio che è provocatoria questa domanda. Insomma, sappiamo tutti che farmaco in inglese si dice drug, no droga, quindi sappiamo che le medicine hanno dentro qualche cosa che non fa sempre bene, insomma, quindi i farmaci, insomma. Quindi le banche centrali hanno cercato di tamponare una crisi, immettendo obiettivamente una liquidità decisamente superiore a quella che normalmente sarebbe stata immessa sul mercato. Quindi diciamo colpa o merito delle banche centrali a seconda di come lo vogliamo intendere. Però quella è la cosa. E Manuela, adesso io non ho fatto assolutamente, non ho mai insegnato nella mia vita, non ho mai fatto appunto carriera da quel punto di vista, quindi non voglio iniziare adesso a insegnare, però questa definizione di inflazione non è che sia che ho dato io, non è che sia nuova, perché già Riccardo, cioè quindi siamo fine del 700, inizio 800, cioè i primi grandi economisti riconoscevano questo aspetto, perché già allora era proprio nato il problema della sovraemissione monetaria che avrebbe creato inflazione. Dico anche un'altra cosa, secondo me importantissima. Purtroppo l'economia, anche la finanza, ma insomma, l'economia è considerata così, una materia un po' ostica, perché ci sono tutte queste che paiono delle incongruenze, cioè c'è qualche cosa di buono, ma contemporaneamente all'altro lato della medaglia è anche negativo. C'è Certo. qualche anche io la Così uso un po' questa similitudine, no? Che è un po' come il cibo, no? C'è il cibo che fa bene e il cibo che fa male, ma anche il cibo che fa bene, se ne mangiamo troppo, probabilmente, no? Poi alla fine non stiamo bene, no? Quindi anche quello, io faccio sempre l'esempio della disoccupazione. Ridurre la disoccupazione, quindi, è chiaramente una cosa positiva, no? Tutti sono contenti se aumentano i posti di lavoro e se la disoccupazione diminuisce. E però quando si arriva alla piena occupazione, è chiaro che lì nascono degli altri problemi, nascono probabilmente dei problemi inflattivi, perché chiaramente con la piena occupazione si innesca un aumento generale dei salari e degli stipendi, e questo naturalmente porta ad aumentare i prezzi. Quindi Certo. Ah. qualsiasi cosa ha contemporaneamente all'interno aspetto positivo e aspetto negativo, bisogna vedere quello che prevale Eh e sì, insomma. questo infatti, guarda, io volevo proprio, così mi dici vero o falso, però mi hai già risposto, dare degli input per
per far capire meglio questo argomento, che però a questo punto è fatto da talmente tante dinamiche che si devono inserire, che è difficile e complicato dire vero o falso, probabilmente in senso assoluto. Però quello che abbiamo capito è che intanto le banche centrali devono garantire la stabilità dei prezzi, per questo che stabiliscono dei parametri, in questo caso il 2%. Questo è corretto, giusto Giancarlo? Giusto per procedere. Ok. Però abbiamo visto come a causa della crisi, eccetera, in questo ultimo anno, ma anche prima, le banche centrali siano state protagoniste, abbiano avuto un ruolo centrale perché hanno immesso liquidità sui mercati, li hanno drogati, un'espressione che usiamo sempre, quindi ovviamente di per sé non è una cosa positiva perché prima o poi i mercati dovranno camminare da soli. Anche questo con te lo abbiamo già detto. E peraltro ci aggiungo un particolare che più denaro c'è in circolo e più questo tende a svalutarsi. È corretto anche questo? Certo, riduzione del potere di acquisto della moneta. Esatto. E infatti stavo dicendo, e così torniamo al punto di partenza, cioè la riduzione del potere d'acquisto. Però, e questa è la mia prossima domanda, Giancarlo, statisticamente parlando, insomma, diciamo così, quando c'è un'inflazione più bassa, di conseguenza, forse l'hai detto anche tu poco fa in modo diverso, l'economia di un paese è maggiormente solida, quindi ovviamente è tutto più sotto controllo, l'occupazione è più garantita, per così dire, no? Questo è corretto, statisticamente parlando, però può sortire anche un effetto contrario, che è quello che dicevi tu poco fa. Esatto, perché appunto come l'inflazione non è una cosa positiva, ecco qui ritorno sul discorso che ho appena fatto sull'economia, che è sta materia qua un po' strana, no? Eh sì. Allora, l'inflazione è una cosa negativa? Sì, è una cosa negativa l'inflazione. Allora uno pensa, beh, se all'inflazione è una cosa negativa, il contrario sarà una cosa positiva. Cioè, il nostro cervello è abituato a lavorare così, no? Quindi, se una cosa è negativa, il suo contrario sarà positivo. Il contrario dell'inflazione, che cos'è? La deflazione. È positiva? No, neanche la No. deflazione è una cosa positiva. Questa è la grande, diciamo, difficoltà dell'economia a farsi comprendere, che ci sono due cose che, una al contrario dell'altra, che entrambe sono negative. Perché? Un'economia che va bene è un'economia che cresce costantemente, ma cresce di poco. Quindi quando ci sono sbalzi, sia in un senso che nell'altro, è un qualche cosa di negativo. Quindi sia l'inflazione che la deflazione sono cose negative. La deflazione perché oltretutto riduce normalmente, per esempio, i consumi, perché se io so che prossimamente quel bene che voglio comprare lo comprerò ad un prezzo inferiore, probabilmente rimanderò la spesa Certo. a... E quindi anche la deflazione, che sembrerebbe una cosa positiva, con i soldi che ho posso comprare più cose, quindi è una cosa positiva. Nella realtà i mercati deflazionisti, noi abbiamo visto quello che è accaduto per anni in Giappone, non hanno aiutato il paese. Certo. Beh, Quindi infatti non a ecco. caso si parla di vera e propria fiammata, no? Per esempio per l'inflazione americana che è salita al 4,2%, anche se in qualche modo lo stesso Powell della Fed sta rassicurando dicendo non vi preoccupate che poi torneremo a livelli inferiori. Però, insomma, come dicevi tu, queste infiammate non sono naturali, ecco. E non fanno E bene, non fanno bene. e proprio per questo gli economisti, per sottolineare appunto, si sono inventati, insomma, un nuovo termine, infatti non da molto, cioè, una cinquantina d'anni esiste, che è il termine stagflazione, cioè sarebbe un momento economico nel quale abbiamo un aumento dei prezzi, ma contemporaneamente una stagnazione della produzione, quindi del prodotto interno lordo. Quindi il prodotto interno lordo non cresce, ma aumentano i prezzi, e questo ovviamente è un aspetto estremamente negativo, perché appunto se aumentano i prezzi, ma aumenta anche la ricchezza, come abbiamo detto. Il potere d'acquisto della moneta rimane invariato, mentre se aumentano i prezzi ma non aumenta,
gli stipendi, i profitti, eccetera, cioè l'economia in stagnazione, è chiaro che è un impoverimento da parte degli stati, dello Stato, eccetera. Quindi questo aspetto, questo termine stagflazione, è proprio un termine che è stato indicato per far capire quando l'aumento dei prezzi è effettivamente negativo. Cioè, un aumento dei prezzi è senz'altro negativo se contemporaneamente abbiamo anche una stagnazione, infatti stag sta per appunto stagnazione, dell'economia, quindi un'economia che cresce poco. Purtroppo, certo. Ecco, il dato che hai dato tu all'inizio dell'inflazione in Italia, no? È ancora bassa, 0,4 sul trimestre. Sì, non c'è stata la fiammata americana, ecco, mettiamola così, esatto. Però era abbastanza, scusami, un altro aspetto conseguente, cioè era abbastanza ovvio, perché in America abbiamo assistito a una ripresa economica più veloce dopo il Covid, no? Per gli interventi ovviamente più determinanti da parte del governo, oltre a quelli della banca centrale. Assolutamente corretto quello che hai detto, proprio così, insomma, mi hai tolto le parole di bocca, quella è la... Correttissimo, insomma. Certo. Quindi negli Stati Uniti. Ecco, ultima cosa da dire, sì? Perché appunto, dato che questo aumento dei prezzi ha creato un certo trambusto anche a livello finanziario, è che almeno alcuni economisti, molti economisti, un certo numero di economisti, mettetela come volete, comunque... dice di non preoccuparsi, perché questo aumento dei prezzi sarebbe una cosa estremamente temporanea e non preoccupante. Queste sono previsioni, quindi prendiamole sempre con le pinze. Auguriamoci che sia così, perché ripeto, l'inflazione non è una cosa positiva. Poi, come tutte le cioè un minimo di aumento dei prezzi, e quel famoso 2% aveva questo senso, cioè doveva essere un aumento dei prezzi che poteva essere appunto messo in relazione a un aumento del prodotto interno lordo, quindi una crescita normale di un paese normale già sviluppato come gli Stati Uniti, intorno al 2, 3, 4% l'anno. Poi sì, 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 mezzo, sì, sì. Poteva appunto essere così considerata un livello normale, una crescita dei prezzi intorno al 2%. È andato al 4,2% e chiaramente si è acceso la luce rossa. Esatto. Giancarlo, in chiusura ti voglio chiedere se sei d'accordo con un titolo che ho preparato, e chiedo alla regia di mandarlo, il terzo titolo, che è questo: i tre fantasmi italiani. È giusto dire che sono inflazione, patto di stabilità che torna perché è stato congelato, e fine del quantitative easing, che ci ricollega un po' a tutti i discorsi che abbiamo fatto sull'inflazione, nel senso che il rischio inflazione avremmo comunque dovuto metterlo in conto, o meglio, magari non in questo momento, ma prima o poi sarebbe arrivato, proprio per la situazione che abbiamo vissuto e per il fatto che l'intervento delle banche centrali sia sempre stato massiccio, ma che non è normale. Io lo so che stiamo ripetendo gli stessi concetti, ma è tutto assolutamente collegato, e per capire bisogna insistere su questo. È corretto dire che questi sono i tre fantasmi dell'Italia, ammesso che non ce ne siano altri, li puoi aggiungere come vuoi, perché insomma qui di fantasmi ce ne sono sempre a mai finire. Mi trovo completamente d'accordo e li vedo proprio in crescendo: inflazione, patto di stabilità, in crescendo, nel senso che andiamo sempre verso rischi più grandi, perché fine del quantitative easing per l'Italia sarebbe un problema veramente grande, perché... se le banche centrali, se la banca centrale non acquistasse più titoli dello Stato, con il nostro debito pubblico che è arrivato a 2.651 miliardi, sarebbe un problema gravissimo. Quando verrà reintrodotto il patto di stabilità, creerà senz'altro dei problemi, però non è una cosa immediata. No, esatto. E l'inflazione direi che è appunto il meno grave dei problemi per l'Italia, perché
finora appunto quella fiammata non si è ancora vista, cioè dopo tutto quel più 1,1%, tanto se non mi sbaglio era intorno alle previsioni, quindi non dovrebbe sì, aver stupito. Sì, sono state confermate anche le stime preliminari, quindi non ci sono state delle sorprese. E diciamo che, ripeto, stando sotto il 2%, il problema dell'Italia è tornare a crescere, questo sì, questo sarebbe la manna, tornare a crescere sarebbe la manna, ma crescere in maniera sostanziosa ovviamente. Sì, non sempre dello zero virgola, no? Cioè non ci basta essere sopra appunto quella che chiamiamo sempre la linea di parità, ma vedere una crescita decisamente importante. Allora, grazie Giancarlo Marcotti che oggi ci ha insegnato, barra ricordato che quando si parla di economia e finanza non si parla di nulla che sia certo, nel senso che siamo abituati a pensare che quando abbiamo a che fare con i numeri sia sempre tutto esatto, no? E che sia facile anche dedurre, fare previsioni, no, e quindi ce l'hai ricordato, quindi ti ringrazio, questa sicuramente è la lezione numero uno. E Giancarlo Marcotti, ti ritroviamo sul tuo canale Finanza in Chiaro con tutte le tue riflessioni, a partire dall'inflazione che hai già detto che sarà in pole position, e poi naturalmente l'appuntamento sulle fonti TV lunedì alle 11.30 e poi a disposizione sui nostri canali, a partire dal nostro sito lefonti.tv, le puntate settimanali. Grazie davvero per la collaborazione, Giancarlo. Grazie a te Emanuela e come di consueto un saluto a tutti gli ascoltatori. Grazie. E noi rimaniamo ancora in diretta sulle fonti TV oggi. Tra poco, dopo la pubblicità, torniamo.